siamo venuti con spirito costruttivo a incontrare il governo. Siamo riusciti, come sapete, a far convergere tutte le opposizioni su una proposta unitaria. Noi stiamo lavorando da 10 anni, per noi questo è un risultato importante. La Presidente Meloni aveva chiesto questo confronto, noi ci siamo, solo che oggi non c'è stata nessuna controproposta. Il governo ha chiesto di coinvolgere il CNEL di Brunetta, a noi sembra una palla buttata in tribuna, però se vogliono coinvolgere il CNEL di Brunetta ben venga. In questo momento però la realtà è che di fronte alla nostra proposta, a dei dubbi che ci sono stati espressi, a cui abbiamo risposto puntualmente, non c'è stata nessuna controproposta. Quindi il governo non ha le idee chiare, vuole consultare il CNEL, lo faccia. L'importante è che gli italiani abbiano una risposta. E la risposta non può che riguardare 3.600.000 lavoratori sottopagati. È per questo che noi coinvolgeremo anche, perché ci è stato richiesto, i cittadini. Partirà una raccolta firme che promuoverà una petizione ai sensi dell'articolo 50 della Costituzione. Quindi quando ci ritroveremo poi con i lavori parlamentari alla ripresa, ci sarà sul tavolo anche quella che è la posizione dei cittadini, continueremo il confronto. Il nostro obiettivo è risolvere questo problema concretamente, non sventolare una bandiera ideologica. Grazie. Senta, Salvini ha appena mandato una nota scrivendo la Lega a posizioni ideologiche. Ma assolutamente no, perché abbiamo parlato, guardi, non so come si possa dire che la nostra è una posizione ideologica. Abbiamo, rispetto a dei chiarimenti che ci sono stati chiesti, li abbiamo forniti puntualmente. I nostri interventi, il mio per primo, ma anche degli altri colleghi dell'opposizione, sono stati tutti interventi nel merito, dove abbiamo spiegato punto per punto quelli che erano i passaggi significativi di un testo che secondo noi, il governo non ha ancora approfondito puntualmente. Grazie.